Allora, cari amici, anche oggi continuiamo la nostra rassegna stampa perché ed è estremamente importante che, associate alle denunce che noi facciamo abitualmente contro questo regime, facciamo anche vedere come i media sostengono sistematicamente il regime in maniera assolutamente idiota. Cioè, uno può essere anche delinquente, ma non è accettabile che sia idiota. Allora qui, ad esempio, del resto tutti i nostri governanti, a partire dall'inizio della Repubblica ad oggi, tutti, sì, è vero, sono detto... il Presidente della Repubblica in particolare, sì, sono tutti assolutamente delinquenti abituali, nel senso che cioè hanno incominciato a delinquere da quando erano, sì, ragazzini, e poi hanno seguito fino alla loro morte. Sono stati selezionati in funzione di questo, diceva uno, probabilmente perché sono molto ricattabili, certo, per cui stanno agli ordini di loro signori. Qui c'è un articoletto di cui vogliamo far vedere soltanto la pagina, ed è il venerdì di 4 settembre 2015, dove c'è scritto: cosa fa lo stupido rispetta le regole senza capirle? E noi abbiamo qui la è perché non le capisce che le rispetta, perché se le capisse non le potrebbe rispettare, ribollerebbe talmente tanto sangue nelle vene che non potrebbe, come facciamo noi, rispettarle. Perché vedete, cari amici, qui c'è un disegno che io ritengo disegno epoca 700, del 1700 mi pare, dove c'è l'idiota. E adesso dovrebbe essere cambiato il disegno, dovrebbe essere la fotografia di Matteo Renzi qui sopra, capito? Oppure anche c'è qualcuno che dice: ma ci dovrebbe mettere anche l'attuale Presidente della Repubblica. Però ci hanno già pensato, perché questo attuale Presidente della Repubblica risulta essere del 600. Ancora prima. Roba del 600. Perfetto. Allora, questa è una prima cosa. Poi continuiamo. La Polonia e lo spettro autoritario. Allora, abbiamo 8 gennaio 2016. Cioè, l'Europa di oggi non è autoritaria. La Polonia, che si è ribellata a questo sistema, c'ha lo spettro autoritario. Eccolo qua. Allucinante. Eccolo qua. La trasposizione della realtà. Inversione dei poli. L'Europa di oggi non è autoritaria. Non esiste. Datevi a vedere il video del nostro avvocato. Basta vedere le guerre che ha fatto negli ultimi 20 anni l'Europa, e poi ci raccontiamo che non è autoritaria. Appunto. Nessuna di quelle decisioni che sono state prese dal Consiglio d'Europa erano legittimate dal voto popolare. Nessuna. Dirò di più che basta vedere il funzionamento organico della Comunità Europea e del sistema europeo per capire che non c'è niente di libero, di democratico, di partecipativo, di diciamo interpretabile e influenzabile da parte della popolazione e dei popoli. Proprio in questi giorni abbiamo messo, tanto su Alba Mediterranea quanto su Accademia della Libertà, un'intervista al noto avvocato Maurizio Cerchiara, esperto di diritto comunitario, il quale dichiara in maniera esplicita che in Europa, nell'unione di questo cazzo di Europa, non esiste democrazia. Proseguiamo, perché ci sono alcune cose. No, basta dire una cosa soltanto. Sì. Che la Commissione Europea, che è quella che determina le scelte politiche, economiche e quant'altro a livello europeo e le impone agli Stati, è una commissione di commissari eletti. Già il fatto che siano commissari mi sta sul cazzo a me. Esattamente. No, mi ricorda il periodo nero della Rivoluzione Francese. Esattamente. Ma soprattutto la cosa più grave è che Consolato, che era specificatamente organizzato da certe certo. personcine che ti riconsiglio. Non a caso ex preti, ex vescovi. Ex massoni, tuttora massoni, preti e massoni come d'abitudine anche oggi. Ma la cosa più importante è che questi cosiddetti commissari vengono eletti dai presidenti della Repubblica dello Stato, dei singoli stati, dei 29 o 28, quanti sono, 27, ho perso il conto, non si sa mai esattamente. La cosa bella è che questi governi sono tutti, per il 90%, quelli più importanti, cioè Italia, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, sono tutti stati eletti
o per la, attraverso sistemi truffaldini elettivi, è truccato, o addirittura come in Italia, in Germania e in Francia, nominati, manco eletti. Nominati. Quindi, dal grande trust ebraico massonico finanziario usuraio. E quindi, siccome i commissari europei vengono eletti uno per Stato, ma hanno una valenza che è diversa a seconda dell'importanza della popolazione dello Stato. No, ma poi dipende anche da che cosa, dell'argomento su cui sono commissariati. Certo, e quindi insomma, oltretutto. E quindi questo sta a dire che in Europa il contadino, il cittadino, chiunque sia, l'esperto il popolo, del popolo, non conta un cazzo. Esattamente. Oh, c'è un'altra cosa. Quindi la volontà politica esprimibile attraverso le cosiddette libere elezioni non serve a niente, è solo uno specchietto per le allodole. Come dicevano già nell'Ottocento, no? Che c'era un noto famoso filosofo inglese che diceva che se le elezioni servissero davvero non le farebbero. Questa è una dichiarazione di una persona, di un personaggio di Rudyard Kipling. Ah, Kipling, Kipling. Adesso non mi ricordavo. È stato Kipling inglese, Kipling inglese. Sì, mi ricordo che era o è stato Mark Twain. No, forse perché lo spirito era di Mark Twain, in ogni caso. Vabbè, o Kipling o due Quain, personaggi ad altissimo livello e che hanno detto appunto che erano contro il potere, contro il regime, ricordiamolo, esattamente. Perché sennò non avrebbero potuto dire se le elezioni servissero a qualcosa non ce le farebbero fare. Allora, questa è un'altra cosa, i sindacati provano a rilanciare l'articolo 18. Allora, cari amici, andatevi a informare che cos'è l'articolo 18. Qui poi abbiamo bene la riforma contratti, se Confindustria dice sì o cappa anche dal governo. Taddei, il responsabile economico del PD, su partecipazione e rappresentanza la proposta sindacale è condivisibile. Allora, parlano a tutt'oggi di partecipazione, laddove le leggi della partecipazione risalgono al 1944, sono state fatte dalla Repubblica Sociale Italiana. Quando sono perfette. Quelle recepite dalla Costituzione sono la minima parte di quello che era lo statuto dei lavoratori dell'epoca. Esattamente. Il principio della partecipazione dell'attività attiva dell'operaio, dell'impiegato all'industria per il benessere dell'industria. Esattamente. Il contributo di ciascuno all'industria. E la partecipazione anche agli utili. Esattamente, giustamente. Avviene in Germania, come avviene in Giappone, negli Stati Uniti addirittura. Esattamente. Secondo il principio cooperativistico che ha origine nel pensiero del socialismo mazziniano, e glielo ripetiamo per l'ennesima volta a questi signori che dicono che Mazzini era massone. Ma non lo era affatto, ma diciamo, c'è tutta la documentazione. Allora, il carteggio con l'americano, là, il massone americano. È un carteggio che l'avrei fatto anch'io. Certo. L'avrei fatto. Mi scrive quel capoccione della massoneria, lo fa, gli risponde, certo. E sono contento di rispondergli, certo. Oltretutto. Perché cazzo vanno a raccontare? Comunque, questa cosa qui. No, allora bisogna fare piccolo approfondimento necessario. Perché c'è oramai in visa, in una grande fascia di contestatori del regime, la volontà di stravolgere la realtà dei fatti inerente la figura di Garibaldi. Sì. Allora, Garibaldi era sicuramente massone, anche lui. No, ma aspetta, nemmeno quello l'hanno nominato a un livello bassissimo. Vabbè, comunque, fu nominato dopo. Perché? Di opportunismo. Che cazzo ne sapeva Garibaldi dei massoni? Per massone si intende uno che ha fatto l'iniziazione. Certo. È massone così come i preti sono preti. Questi sono i massoni. Gli altri, se gli danno il patente di massone, dice grazie, anche a me. Se uno domani... Io mi ricordo che... Io non l'accetterei. Trattando con alcuni massoni di molto rango,
e uno di questi che mi conosceva, sapeva, conosceva la mia cultura anche in campo esoterico eccetera, dice: per noi tu sei un massone. Dice: sì, io gli ho risposto: sì, ma io non mi iscriverò mai, capito? E allora va bene così. Garibaldi, Manzini non è stato mai massone, semmai è stato vicino alla carboneria, ma mai alla massoneria. Ha inventato e ha promosso un movimento giovanile rivoluzionario che si chiamava Giovane Italia, Giovane Europa, preannunciando un'unificazione europea che non era questa. Era quella dei popoli. Era esattamente il contrario di quello che voleva lui, ed era appunto, come hai detto più tu, quella dei popoli. E se qualcosa era contro lo spirito massonico era la Giovane Italia, perché la Giovane Italia era giovanile intanto come spirito, animata da volontà autentica di rivoluzione, di trasformazione e soprattutto di generosità, come hanno dimostrato i tanti che sono morti. Mentre lo spirito massonico è quello dell'intrigo dietro le tende, di sotterfugio, certo, di accordi e sottobanco. Cioè, se c'è qualcosa che vicino alla carboneria, perché la carboneria era dello stesso, no, quindi, più o meno spirito e mentalità per non degradare della Giovane Italia, diciamo in cascate a getto continuo. Per tornare a Garibaldi ha avuto una funzione essenziale nell'evoluzione dello sviluppo nazionale. E una figura come Garibaldi, che sicuramente ha avuto gli appoggi esterni della massoneria, soprattutto inglese e francese, certo, ma soprattutto anche la grande finanza della City, che già esisteva all'epoca, e sicuramente i finanziamenti ai Savoia per fare corrompere i generali. Ma erano tutti massoni, loro erano massoni. Comunque il loro bel tornaconto ce l'hanno avuto, mettere prebende varie e quant'altro. E quindi ecco perché poi non ha incontrato resistenza per nulla. Certamente le battaglie sono state tre, per un totale di 250 morti, quindi che cazzo vogliamo dire? Insomma, la famosa battaglia del Volturno è stata quella più cruenta. No, un'altra cruenta è stata l'assedio di Gaeta. Ah, Gaeta, sì. E certo, la prima battaglia, quella di Calatafini, 35 morti complessivi. Quella dell'Aspromonte mi pare che sono stati 15 morti. Sì, ma perché l'Aspromonte volevano sparargli a lui. Infatti. Era un attentato. Lo scopo era quello di sparare. Più che una battaglia. Esattamente, ecco. E quindi immagini che garanzia avrà dato il Regno d'Italia a Francia e Inghilterra e al Papa per togliersi dai coglioni la presenza di Garibaldi. Allora, io ho l'impressione che il Papa pure fosse d'accordo, perché non si spiega altrimenti, poi quel cambiamento d'atteggiamento che c'è stato nel 70, no? Nel 1870. Lì non è riuscito il gioco, l'hanno slittato di nove anni. Insomma, La pseudo conquista di Roma del 1870 è stata anteceduta da trattative segrete prolungatissime, durate un decennio, soprattutto quando il governo italiano era stato trasferito a Firenze. Certo, ma quello che bisogna ricordare è che nel 1867 non si spiega perché Garibaldi avrebbe dovuto tentare di nuovo la presa di Roma, no? quando l'aveva provato nel 48, nel 47, 48, 49, 49 scusa, difesa sì, di Roma, difesa di Roma, sì, del 49, insomma era una cosa, cioè è vero che quando uno inizia una cosa e lasciarla a metà non poi piace Garibaldi nessuno. Non era il tipo che lasciava a metà, no, assolutamente per, però voglio dire, non c'è spiegazione logica del perché abbia anticipato una cosa che stava in itinere per farlo lui direttamente. L'ha anticipata per far vedere l'ineluttabilità di quella conquista, è stata tutta una cosa concordata. Ma lì ci sono stati quasi 4.000 morti, fra Mentana e Monterolongo. Certamente. E sono dei poveracci che sono morti e sono stati anche ammazzati e uccisi dal contadiname, che quelli riferiti li hanno finiti a forconate, capito? I forconi, imparassero dai loro antecedenti invece di giocare contro l'attuale regina. Ma quale contro? Ma quale contro? Noi ci conosciamo, sappiamo. Esattamente. Allora, proseguiamo, perché questa cosa è importante da dire. Sindacati cercano di riproporre
L'articolo 18. L'articolo 18. Allora, ricordiamo bene che in regime liberale, cioè contrattualistico, il rapporto di lavoro è contrattuale. Per cui, se tu vuoi chiudere un rapporto di lavoro, devi chiuderlo dal punto di vista contrattuale. Vuoi licenziare una persona? Ci sono delle regole. Se le regole non le rispetti, devi andare davanti al magistrato, devi andare davanti al giudice. Non è tanto una questione di articolo 18. L'articolo 18. Come voler licenziare i fannulloni in 48 ore. Sì, metti in sospensione, ma non lo puoi licenziare. Deve essere un magistrato che decide se è vero o no quello giusto che dici. Giusto l'idiota può aver detto una cosa di questo genere. Il perfetto idiota. Dice, li licenziamo. Dostoevskij non aveva immaginato di quanto uno potesse essere idiota. Ma assolutamente. Questo supera tutti i livelli di idiozia, capito? Ma tutti i livelli. Non ma la grande. Però diciamo quello che faremo in relazione a quella trovata da totale imbecille di mettere il... Questi pensano, non solo l'idiota capo, ma anche tutta la sua... la congrega, squadra, la sua congrega. L'israeliano che lo consiglia, certo. La più perfetta ignoranza su qualunque il campo dello scibile umano e soprattutto della burocrazia, di come funziona lo Stato. Cioè, questi non hanno la minima idea di come possa poi incidere quello che loro scrivono nelle loro boiate che chiamano leggi o normative di qualunque genere e che effetti può avere l'impatto sulla realtà, no, sul campo effettivamente. Allora qui si sono inventati che fanno delle cose e pensano che basta scriverle e le cose avvengono. Le cose avvengono, le scrivi in base a una funzione reale delle cose, cioè se la bicicletta, non puoi pretendere di volare in bicicletta, c'hai una bicicletta e devi pedalare per andare in bicicletta, voli, non puoi dire da domani che vai in bicicletta paga le tasse aeroportuali, che cazzo vuoi inventarti? No, c'era qualcuno che aveva pensato di tassare le biciclette. Sì, ma l'hanno detto di proposito. Capito? Non volevano qualcuno. Tassare le biciclette. Loro, sempre loro. Allora noi a loro gli proponiamo di tassare il coso. Ma sono talmente idioti che non sanno neanche che esistono delle tasse già esistenti, delle leggi già esistenti per a recepire delle tasse. Come esempio la tassa sul cammino. Lo sapete che i cammini dentro le case... Tuttora c'è vigente la legge del 1864 sui camini. Esatto. Metti un camino e possibilmente anche ci chiudi dentro uno come qualcuno e fai un bel porchetto. Esatto. Ci metti Renzi lì dentro il camino. Quindi ci sono delle leggi che riesumate e riattivate possono portare delle entrate allo Stato legalmente. Certamente. No. Pure se ignobilmente, però legalmente. Esattamente. E non lo sanno. La tassa sul macinato. La tassa sui davanzali, sui terrazzi, ma lo sapete, cioè se uno ha un davanzale sulla via, deve pagare l'incombenza del davanzale sulla via. È naturale. Soprattutto le puttane che stanno lì, capito, come queste ministresse che stanno lì sul davanzale, dovrebbero pagare. Il dominio, noi siamo sotto il dominio dell'ignoranza. E dell'idiozia. Allora, torniamo a questa questione qui, che per me è particolarmente importante. Quando vuoi licenziare qualcuno, se questo è stato assunto con contratto regolare, devi dare la dimostrazione di fronte al giudice che hai delle ragioni per chiudere il contratto. Per rescindere il contratto. Il contratto non si rescinde mica come cazzo di dare uno. Un contratto ha delle norme ben precise. Cioè il contratto, se è fatto in una determinata maniera, va rescisso a sua volta in una determinata maniera. Esattamente. E non unilateralmente, perché sennò diventi inadempiente. Il negozio giuridico prevede anche per chi l'inadempienza è per chiunque, dei due contraenti o più contraenti. È naturale, tanto quindi io se lo tu pari. Recedi da un contratto, perché dici questo mi sta sul cazzo, devi dimostrare perché recedi dal contratto con la collaborazione di quello che tu vuoi mandare via. Perché sennò sei tu l'inadempiente e tu il contraente che paga. Questo per dire che fino a poco tempo fa
un licenziamento in tronco finiva regolarmente, a meno che il licenziato non fosse stato effettivamente preso nel momento che stava fregando qualcosa, allora un'altra questione, però il licenziamento in tronco finisce abitualmente dopo una causa, compreso appello e Cassazione, e se vince il dipendente ti fa un culo tanto appunto, il datore di lavoro gli deve dare tutti i soldi e la pratica giudiziaria dura 20 anni, gli deve pagare 20 anni di retribuzione, è chiaro, e questo mi pare e mi sembra giusto, ma è giustissimo e sembra assolutamente giusto. Allora cambia il regime che loro dicono essere liberale e allora non sarà più un regime contrattuale, oppure lo cambi. Allora, noi proponiamo una collaborazione di altro tipo, noi collaboriamo e proponiamo la socializzazione e potrebbe avere un altro tipo di contrattualità. Ma in quel caso specifico. Proseguiamo, qui è la Repubblica, Affari e Finanza, c'è un articolo simpatico. I calcoli del Lotto e quelli di Consob. L'articolo è di Fabio Bogo, è bello che si legga la similitudine tra i calcoli del Lotto e quella di Consob, non si capisce chi è è un Lotto anche quello, ma soprattutto adesso è un casino, la Consob è privata, è un casino e casinò, esatto, la Consob è privata e i calcoli, aspetta, la Consob è privata, ma di chi è, lo sai? Esattamente, e te lo dico, e te lo dico io, dal 2012, cioè da 3 anni o 11, adesso non mi ricordo bene, è stata comprata dalla City di Londra. Non si sa chi sia dentro la City che l'ha comprata, perché sono una società di queste. Esattamente. Come si dice? Una. Prestanome. Prestanome, ecco. Società prestanome. E quindi realtà, la borsa italiana in realtà è controllata dalla borsa inglese. Quindi ditemi voi come cazzo si fa a prescindere tutto il resto, le altre porcate, ma già di base, su quella base che si chiama Borsa di Milano, in realtà è controllata dalla borsa di Londra. Che cazzo di indipendenza e di controllo può avere sulle società italiane secondo un regime italiano? Niente. Chiediamo informazioni alla usuraia Boschi, che non a caso è ministro per le riforme istituzionali. Cioè tu fai un'usuraia che ha sempre fatto l'usuraia da generazione. Sì, da generazione di professione, gli dai l'incarico di trasformare le riforme istituzionali, quelle più importanti. Oh, questo è un articolo di sabato 9 gennaio 2016, l'Egitto nell'incubo del jihadismo. Beh, lo sappiamo, solo che Al-Sisi non è un coglione, capito? Non era. Allora, questi hanno creduto che togliendo dai piedi Mubarak, che era vecchio e rincoglionito, no? Le cose migliorava come Gheddafi, per no? loro, allora. Come con Gheddafi, cioè, anzi con Gheddafi è pure no, anche adesso peggio. Deve ancora prendere il potere chi di dovere in Libia, e lo prenderà, state tranquilli. Al-Sisi è già uno che a chi di dovere il trattamento glielo sa fare. Io mi ricordo all'epoca, era un'epoca piuttosto dura, quando ci fu la guerra civile nel Congo. Allora, uno degli esponenti. La ministra Kinghe. Kinghe, che appunto di chi? Che magari i suoi genitori si sono mangiati i nostri 13 aviatori. I nostri 13 aviatori che sono stati linciati e poi mangiati. All'epoca c'era appunto la rivolta del settore minerario. Che era comandata da tale Tshombe, era un uomo della Union Minière. Tshombe, lì la lotta fu dura e ci fu ucciso anche il patriottico Patrick Lumumba, che era un uomo di cultura e che voleva l'autentica indipendenza del Congo. E poi anche Tshombe fu catturato. Quando non faceva più comodo. Sì, fu catturato, in quel contesto lì buttarono giù anche l'aereo dove c'era il segretario dell'ONU, quel nome famoso, l'erede dell'ex maresciallo di Napoleone, che è diventato... Ah, quello svedese? Lo svedese. Vabbè, non mi viene in mente. Vabbè. Comunque, veramente. Sì,
E questo Ciombé fu preso, fu catturato, l'aereo fu fatto, fu, come dire, De qualcosa. Sì, il nome francese, De. Sì. Vabbè, un nome notissimo, vabbè, tra chi se ne frega. Allora, l'aereo di Ciombé fu fatto, come si dice, quando un paio di aerei ti costringono a scendere, a atterrare, fu fatto atterrare, Ciombé fu preso prigioniero e fu portato in un carcere egiziano, da cui non uscì più vivo. Ecco, allora, ricordiamoci bene che Al-Sisi non è un fesso e non è nemmeno Mubarak. Se lo ricordi il Ibn Saud o uno dei tanti della famiglia, capito? Siete in tanti, ma può darsi che finirete tutti qua. È una dinastia destinata a finire male. Proseguiamo. Comunali, premi dopo i risultati, dopo lo stop alle indennità a pioggia. Tronca vuole agganciare le retribuzioni agli obiettivi, dagli asili chiusi alle strade senza vigili, tutti disagi dopo l'autogol del referendum sui salari. Eccolo qua. Ma non era quello che a Napoleone a Waterloo gli è arrivata con la cavalleria a cose fatte? No. Non era quello? No, quello è Grouchy. Però non era cavalleria, era l'ala destra o l'ala sinistra di Napoleone, il quale arrivò al momento in cui doveva arrivare, cioè molto tempo dopo, certo. Ed era Grouchy, denominato e ritenuto un notorio traditore. No, questo non credo che... Era il maresciallo di Napoleone e poi è diventato re di Svezia. È stato adottato dai reali di Svezia, sì, che non avevano i figli, eredi, esatto, e non avevano i figli, eredi, e dopodiché lui si è comportato impeccabilmente da re svedese, certo. Quindi quando la Svezia ha dichiarato guerra a Napoleone, lui ha dichiarato guerra a Napoleone. Insomma, praticamente durante quella contestazione gravissima, fu abbattuto l'aereo, e proprio che sorvolava il Congo, fu abbattuto l'aereo che conteneva appunto il segretario, che aveva il segretario, che era persona degnissima, mi pare che fosse il nipote, non credo nemmeno il binipote del maresciallo di Napoleone. Sarà morto, metti il maresciallo, sarà morto attorno al 1850, anche dopo poteva darsi, no, dopo sì, bisnipote di sicuro. Guidonia, scoperta la centrale dei cibi avariati per i ristoranti. Ci avete messo molto, cari ragazzi, ci avete messo molto a trovare la centrale dei cibi avariati per i ristoranti. Me lo vedevano a me, lo dicevo io. Appunto. No, sul serio, quando facevo l'importatore, c'erano dei clienti miei che mi chiedevano dei cibi a base di soia. Sì. Cinese o giapponese o vietnamita, e io, siccome non importavo da quei paesi che non c'era una grande richiesta, andavo da due o tre grossisti che stavano nei dintorni di Roma, e uno era Guidonia. Appunto. Me lo chiedevano a me, io glielo dicevo chi era, nome e cognome. No, perché come è andata così, che quando ho cominciato a comprare a un certo punto vedevo le cassette dello scatolame arrugginito. A un certo punto vado a vedere e ti trovo che praticamente ci avevano 15-20 anni queste scatole. Se la guerra civile cinese. Ovviamente ha detto, ma bene, andava a far culo. No? I russi gli avevano dato questi rifornimenti alle truppe di Mao, capito? Ponte della musica, il degrado che stona. Chi è? Ah, sì, ciao. Ciao, non ti avevo riconosciuto. Ci vediamo dopo? Sì, ok. C'è una domanda che scrive uno. Ma Ponte della musica serve a scavalcare la montagna di mondezza che hanno ammassato sotto? Eccolo qua. Ponte della musica. Allora, il ponte è bellissimo.
è un progetto, pochi sanno che il progetto del Ponte della Musica è di epoca fascista, è nato nel 1929, come tutte le opere urbanistiche, per esempio il Grande Raccordo Anulare, certo. Il progetto del 1936 o 38, adesso non mi ricordo bene, tutto. Oltre all'Eur che poi fu realizzato anche dopo la fine, certo, della guerra, per fortuna. Il Ponte della Musica era stato progettato nel 1929 esattamente per svolgere la funzione che sta svolgendo oggi, che malamente, perché ancora non è entrato in funzione, ed era quello di unire in maniera adeguata, no, tutto il settore dedicato agli sport, che è appunto lì legato al Foro Mussolini e a tutto il complesso, che è eccezionale, monumentale, eccezionale. Un esempio, c'era quello stronzo, non mi ricordo, un altro degli stronzi della serie che volevano abbattere l'obelisco del la Boldrina perché per lei, noi siamo andati a fare una manifestazione in difesa, probabilmente alla Boldrina, quell'obelisco per lei forse è troppo piccolo, è troppo piccolo. No, ma sarebbe da fare, impalarla in cima. Sì, dateci la possibilità e noi vi mostreremo la Boldrina in cima a quell'obelisco. Santa Boldrina impalata. Impalata, amen. Allora, questa Repubblica, la minaccia atomica di Kim. Allora, la minaccia atomica non esiste, cari amici. Bisogna dire una cosa. Allora, mentre Kim So-kim... che è un grande, sì, che è un nel grande, suo piccolo è un grande, è un grande, perché opporsi al regime continentale americano, sì, è filomassonico e sionistico, esatto, è già solo un delinquente, forse pure un assassino, è meglio lui della controparte. Esattamente, siamo perfettamente d'accordo. Ma occorre però ricordare che nel contempo a Los Alamos, che è sempre una base americana, che cosa hanno fatto? Gli esperimenti per una mini bomba atomica da buttare sui civili contemporaneamente, esatto, a Kim So-kim, il quale evidentemente c'ha anche lui i suoi bei informatori. Certamente, che gli hanno non detto, sono scemi. Che gli hanno detto, anche perché sotto sotto sicuramente la Russia non è che sta lì buona, è sempre un contraltare, no, che tiene ma buono, assolutamente, come la Cina anche. Esattamente. No? Per cui, Kim, obiettivamente ha detto, sì, allora va bene, adesso vediamo chi la vince. Hai capito? E allora questi qui subito, capito? La minaccia. Allora, minaccia l'anima di Mortacci 2. Comunque, una quindicina di missili intercontinentali atomici ce l'ha il caro Kim So-kim. E quindi, qualora che qualcuno cominciasse a rompere di coglioni, a certi nostri amici gli arriva sulla testa non solo quello che parte dalla Russia, quello che parte dall'Iran, ma quello che parte anche dal Vietnam, dalla Corea e da quant'altro. Così chi la fa se l'aspetti. Ripartono rimozioni e ganasce. Speriamo che ripartano, perché siamo arrivati a un livello che va oltre la tollerabilità. L'importante è che quando fanno le rimozioni ti dicono almeno dove la portano. Ecco, perché io mi ricordo una volta me la portarono via, ho dovuto fare il giro delle sette chiese attorno a Roma, ci ho messo due giorni per ritrovarla. Ma hai fatto le sette preghiere? Perché assenteisti al museo, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma chi credete che sia? Di chi credete che sia la causa? Veramente degli assenteisti o di un sistema che fa acqua da tutte le parti? Questa è veramente una società che fa schifo, perché a un certo punto il dipendente, per statale che sia, si comporta anche con un minimo di decenza, ma se tu lo metti in condizione che gliene fai di tutti i colori, non applichi le norme, non lo fai rispettare, non lo rispetti anche negli orari e quant'altro, giustamente lui si è ammalato e fa benissimo. Rubate le reliquie di Padre Pio, lo scempio nella chiesa della Madonna del Rosario, l'oltraggio, svaligiata la chiesa di Selvanera, hanno derubato le reliquie di Padre Pio, probabilmente andranno a benedire questo e quello sopra e sotto, eccolo qui. Padre Pio. La storia delle reliquie è importante.
Allora, quando è che queste sono le liquide vere, però. Ho capito. Non quelle che ci sono inventati loro. Quando delle, sono apparse? Quando è arrivato il mito della prepuzzi, prepuzzi. 31 prepuzzi di Cristo. Allora, quando è che si sono inventati il mito della reliquia? Attorno all'anno 1100. Cioè, quando hanno cominciato attraverso le crociate a riportare... della roba tesori, per far vedere che erano andate lì per ragione. Quando gli diceva male che non riuscivano a raffare niente a Costantinopoli, a Agri o dove no, era raffavano. Vabbè, ma metti che qualcuno non ci riusciva, che faceva? Andava a devastare qualche cimitero, si portava qualche quintale di ossa, man mano che tornava indietro partendo da Trani a salire in su, vendeva nelle reliquie al primo stronzo che gli e capitava. Queste le mettevano immediatamente nelle chiese, capito? Come la reliquia più nota e conosciuta, che noi sappiamo bene essere del 1150-1200, certo. Proprio dell'epoca, appunto. E questi ci vanno ancora, quello è Gesù, è veramente Gesù, non solo, ma poi la malafede, dice loro, la Chiesa non si pronuncia, però la espone dentro una Chiesa, vuoi che allora ti dica la mia non opinione? Te pronunci. Vuoi che ti dica la mia opinione? Allora, quello lì è un... come si chiama il telo? Non mi viene mai. Il telo si chiama Sindone. Ecco, questa Sindone era un telo mortuario che avvolgeva il corpo di un franco morto. Certamente. Perché i tratti somatici sono dei franchi. Esatto. No? Allora, tipico, con gli occhiali, la barba, con i capelli lunghi, la barba, che era quello dei crociati. E portavano questo cadavere a casa per farlo inumare, perché sicuramente era un nobile di qualche nobile, certo. E quindi volevano portare questo diciamo, cadavere analisi perfetta. Avvolto in questo sudario, non mi viene a mente. Esatto. In questo sudario. In questo sudario, poi, quando hanno tirato fuori il corpo e l'hanno restituito, hanno detto: oh cazzo, guarda un po' che è successo qua. C'è l'immagine del corpo intrisa, dei sudori. Esattamente. Dei sudori della putrefazione. Non solo, della putrefazione. che alla luce solare hanno reagito e hanno fatto il negativo fotografico e ha detto: oh cazzo, guarda un po', ce lo vendiamo. Cazzo, guarda qua, questo lo fai dire ai crociati. Ce lo vendiamo, sono andati a qualche testa di cazzo di questi psicopatici di superstiziosi della religione, no? Un vescovo o qualcuno così. Guarda, ha colto l'occasione. Capirai! La Madonna, è Gesù, è veramente Gesù. Come Mercurgorge, no? Come sì. Fatima, tutte le cose. Guarda un po' qua, Gesù, abbiamo trovato Gesù. Esatto. Vabbè, e quindi eccolo là. Gesù fu. E fu scovato definitivamente, non solo alto, ma... biondo, con i capelli lunghi, assaziano. Esattamente. Assaziano come minimo. Alto, biondo e, come diceva Giosuè Carducci, è di gentile aspetto. Un po' froto. Allora, la flessibilità è a tempo, eccola qua, la flessibilità è a tempo, non si capisce cos'è, ma insomma, diciamo che nessuno sa nemmeno cos'è la flessibilità. Ripartono rimozioni, minaccia atomica di chi, ma abbiamo detto tutto. Ponte della musica, abbiamo detto, Piazza Fari è campione d'Europa, sindacati provano a rinunciare all'articolo 18 e l'Egitto nell'Indio. Cari amici, abbiamo detto tutto. Sempre tutto, so long. Sempre. E ricordiamoci che, cari amici, allora io ho la barba, lui c'ha i capelli lunghi. Quando moriamo ci mettete tutti e due in una bella sindone. Ci lasciate esposti al sole, del sole del Medio Oriente, del Sud. Per una ventina di giorni. Come si fa con i capelli? Esatto, poi ci portate tutti e due nella chiesa principale di Torino. Di San Priapo? È chiaro, alcuni santini dedicati a San Priapo, oppure guarda, io come ho detto altre volte, noi abbiamo due divinità, uno è Priapo e l'altro è Santo Giovese, perché Santo Giovese fa molto bene allo spirito, capito? Soprattutto se è Santo Giovese di Romagna, ok? Ecco, abbiamo detto tutto. No, ma c'è un santo dell'epoca romana del 300 d.C., che era vescovo, che razzolava fra il Viterbese e il Ternano,
si chiamava Giovenale. San Giovenale. C'è una chiesa però di San... C'è una... Tante, ce ne sono tante di chiese. È stato un santo importante, per l'epoca è stato, diciamo, localmente una persona che effettivamente si occupava dell'interessare, essendo un ex militare, era, non so se era un console, qualcosa, insomma, un magistrato importante, Miles Gloriosus. Sì, e allora, diciamo, nel territorio, nel momento in cui fra il 350 e il 400 c'erano già le prime infiltrazioni barbariche qua e là, le prime devastazioni, eccetera, lui interveniva in favore dei cittadini e quindi aveva una ascendente molto importante localmente. E quindi San Giovenale. E San invece che San Giovese, San Giovenale. Sì, certo, tanto è tutto lì. Poi, questi qui poi sono santi che quando toccano l'uva la trasformano in vino, mica solo Gesù. No, ma è bello, mai sfurgugliato. Allora, ieri è uscita la notizia che non mi ricordo che cosa, se a Milano o nel Veneto, o insomma in un qualche centro di distribuzione, no, è nel Veneto mi pare, di distribuzione dei prodotti alimentari nelle classi elementari delle scuole, hanno proibito l'utilizzo dell'aceto perché, nonostante l'aceto sia aceto, però contiene millimesimali parti ancora di alcol non convertite. Esattamente. Certo, diciamo, sempre. L'aceto è sempre, sempre in reazione. Infatti l'aceto ha 2 o 3 gradi alcolici, proprio per questo motivo qua. Certo. E quindi l'aceto ha 5 o 6 gradi alcolici. Ah, direi di sì. Dipende dall'invecchiamento. Allora, cioè, l'aceto si può fare da tante cose. Per esempio, l'aceto di mele ha invece 2 o 3 gradi, perché è venduto grado alcolico. Esattamente, è venduto come aceto più leggero, certo. meno... Perché il sidro ha un grado alcolico attorno ai 5-6 gradi. Quindi quando muta in aceto di mele diventa a 2-3 gradi. Viceversa, l'aceto ha 5-6 gradi. Allora, l'aceto balsamico che mettono nelle insalate non si può usare perché dà fastidio agli islamici. Che cazzo! Allora, guarda, islamici. Cioè, qui siamo in Italia, c'è una tradizione culturale, alimentare, sociale, eccetera, che è nostra, ma vogliamo perderci pure l'aceto balsamico, per Dio? Ma l'islamico gli dai sterco. Ma scusa, se abbiamo lo sterco di cammello, quello loro, il loro elemento essenziale del non sociale. Solo, ma ricordiamoci bene. No, lo usano per lavarsi la faccia, per, come crema per le donne, per la faccia sempre, come combustibile, come alimento ultimo per gli stessi cammelli che si rimangiano una volta che è essiccato, perché l'apparato digestivo del cammello per ruminare è molto debole e quindi quando caga ancora fieno. Fieno, ma anche i cavalli. Tu vedi le cagate di cavalli, tant'è vero che la cagata di cavallo è sempre stata utilizzata fino alla medicina chimica di metà Novecento come terapia, come farmaco. Andatevi a vedere i ricettari. Ma infatti, nessuno dice che non sia valido il discorso, però loro hanno quello, lasciamoglielo, noi teniamoci le altre cose, ognuno il suo. Noi non vogliamo vietare agli arabi e ai musulmani di fare quello che cazzo vogliono, ma non devono manco romper cazzo a noi. Ma questi sono eccessi di servilismo fatte di queste persone qui. Persone che non hanno la minima idea della loro esistenza. Cioè, il signor Guido Renzi, Matteo Renzi, un idiota. Non ha la minima idea di chi è, di che cosa fa, perché sta lì, come ci è arrivato, perché... No, l'unica cosa che ha nominato giudice della Corte dei Conti... Quello che gli ha mantenuto il culo, è certo. L'ultima cosa, ricordiamoci sempre che certe cagate di cammello, di cui al momento non ricordo il nome, che sono veramente sferiche, sono... cose sferiche sono sempre utilizzate anche oggi come farmaco. Se ne volete avere una prova, potete andare al Museo Storico dell'Arte Sanitaria dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria presso l'ospedale Santo Spirito di Roma, lungo Tevere in Sassia,
dove? Quello, no, il primo ospedale mondiale costruito nel 1258 come, come remitaggio dei pellegrini. Esattamente, dei pellegrini e soprattutto dei re sassoni, perché i re sassoni quando venivano a Roma si fermavano lì. Certo. E, infatti se siamo in Sassia, proprio esattamente, per esattamente. Ricordare Saxon. Esattamente, allora andate lì e vedete una cosa completamente sferica, che a tutt'oggi viene utilizzato ancora come, come farmaco. Siccome tutto sembra fuorché cagata di cammello, capito? La gente se lo prende regolarmente, ma la sanno affari loro. Quindi, e come l'utilizzo? Raccontalo, raccontalo. Viene, viene tagliato, viene tagliato piano piano, viene tagliato, triturato. A schegge. Triturato, perché lì è anche un qualcosa calcificato, chissà cazzo mangiano i cammelli, capito? Vai, vai, chiediamolo, chiediamolo a Chienghe. Chienghe è esperta di che cosa mangiano i cammelli. No, no, beh, lei di no, lì non ci sono i cammelli, ci sono altri tipi di animali, va. Ma sai com'è? Una volta si diceva dell'Africa ic sunt leones. Leones, adesso noi diciamo ic sunt cammellis. Tanto cosa vuoi da me, Chienghe? Chienghe, allora, ciao qui Chienghe, ma fatevela tra di voi e non rompete i coglioni. I coglioni, ne abbiamo a sufficienza. Ciao amici, ciao a tutti. Salutatemi Chienghe e ciao qui. Ciao, ciao, ciao qui. Ciao, ciao qui e ciao là. Aspetta che chiudo.